Va bene, detto questo, adesso vi presento la sorella di un ragazzo che ha ormai 36 anni, autistico, quindi diciamo che siamo in una situazione dove ci sono delle problematiche molto molto più complesse. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Stavo parlando, diciamo, della diversità del tuo intervento stasera, perché di solito parliamo sempre di autismo con genitori, non solo con genitori, anche con medici, diciamo con professionisti, però di solito come dire, nell'immaginario collettivo l'autismo è uguale a bambino, è uguale a due genitori disperati che cercano in tutti i modi di poterne uscire. Per cui adesso invece parliamo, questo è anche vero, ma ricordo a tutti che l'autismo non è più un caso e che siamo, credo, in Italia alla seconda o terza generazione, per cui esistono dei bambini che sono poi cresciuti e, come dire, sono adolescenti e si avviano Sì. a diventare sempre più numerosi. Per cui la tua testimonianza, voglio dire, poi ti lascio la parola, è di una sorella di un ragazzo di 26 anni, autistico. E quindi come dire, la diversa prospettiva nel vedere il suo fratello quindi crescere con lei e ci dirà quali sono state le varie fasi, quando ha iniziato a vedere qualcosa che non andava e ovviamente tutto ciò che potrebbe e sicuramente ha influito sull'equilibrio stesso della famiglia. A te la parola. Sì, grazie, io ti ringrazio. Intanto sì, mi presento, io sono appunto Versace Giusi e sono una sorella appunto di un giovane uomo che è mio fratello, che si chiama Andrea. Niente, cosa dire? In effetti hai ragione tu, nell'immaginario l'autismo viene visto appunto come i genitori e il ragazzo, prima bambino e poi come se questi bambini non crescessero mai, ma come vuole la vita, i bambini crescono e diventano giovani uomini e diventano adulti, ecco. In effetti c'è questa idea che secondo me un po' non corrisponde assolutamente al vero. Intanto dietro un ragazzo c'è una famiglia, prima di tutto, quindi io da sorella faccio parte di questo nucleo familiare. E quindi sì, come dicevi tu mi chiedi com'è stata nelle diverse fasi. Beh, da sorella ti rendi conto di questa diversità? Non molto, perché è tuo fratello, quindi forse da genitore la vedi in Quando un si è altro modo. piccoli, diciamo, non si È vero. riescono a vedere la No, diversità, poi mano soprattutto. a mano. Sì, infatti, soprattutto fai conto che io passo, tra me e lui ci sono 10 anni di differenza, quindi Ecco. quando nasce Andrea io ero già grandicella, quindi è un po' la sorella maggiore, un po' protettrice, come si vuole, ecco, come la norma vuole. E Andrea è stato diagnosticato l'autismo all'età di circa 3 anni, perché appunto i miei genitori si sono resi conto che qualcosa non andava, quindi sono andati a 26 anni fondo. fa, quindi Sì, diciamo 23 23 anni anni fa, fa, per 20 anni fa, l'esattezza. 23 anni fa è stata fatta questa diagnosi. Io ti Sì. invito almeno con quello che ti ricordi, per quello che hai letto, tutto ciò che è la documentazione, dire ai nostri radioascoltatori. 20 anni fa, 23 anni fa, la cosa era notevolmente diversa da oggi. Cioè la Sì, eziologia, la infatti causa sì. dell'autismo era almeno con altre Sono testimonianze recenti. stati, sì, sono stati bravi i miei genitori perché noi però proveniamo dalla Calabria, quindi terra del sud, dove già è martoriata tante cose, immaginati anche dal punto di vista della disabilità, No, non si insomma, sapeva nemmeno che lasciamo cos'era, perdere. voglio Ecco, dire. bravissimo. I miei genitori sono stati in gamba, quindi sono rivolti anche ad oltre, perché non si sono fermati al primo, al secondo, insomma, alla fine è arrivata questa diagnosi fuori regione, se non mi sbaglio a Siena, ecco, se non mi sbaglio, adesso non è che potrò, insomma, quindi si è parlato lì che hanno incominciato a uscire fuori questa parola che appunto noi ignoravamo, autismo, cos'è autismo? Poi come dici tu, sei già adesso un po' signora, immaginati 23 anni fa come poteva essere. Niente, da là è nato tutto l'iter, insomma, riabilitativo, ecco, l'iter che si fa con logopedia, con psicoterapeuti. Posso dirti che i miei Diciamo che genitori. no,
Diciamo che Dimmi. 20 anni fa, purtroppo devo dire, questo lo dico perché la storia della sindrome autistica, la colpa era della madre, cioè le madri frigorifero sono state create ad hoc perché all'epoca si credeva che queste madri, non dando affetto, non entrando in empatia con il proprio figlio, per ragioni diciamo, di natura psicologica, e facessero rinchiudere in un mondo a parte Sì. questi bambini. Quindi sono Guarda. state per moltissimi decenni colpevolizzate. Va bene, vai. Sì, posso dirti che noi non siamo andati a fondo sulla causa. Noi ci siamo resi conto subito del problema e quindi abbiamo cercato di agire sul discorso autismo in quel momento. Sicuramente poi nel corso degli anni c'è stata uno studio ed una padronanza della materia, insomma, che giustamente prima era in un modo, adesso in un altro. Io credo, e sottolineo questo e lo dico ad alta voce senza alcun tipo di problemi, io credo che i migliori esperti dell'autismo siano proprio i genitori e quindi la famiglia, perché sono coloro che vivono 24 su 24 la patologia e quindi questa non è mia personale opinione, che poi alla fine va insomma a trovare verità in quello che noi si fa, insomma. Quindi rendi conto che quando abbiamo saputo questo, sicuramente noi non siamo andati a vedere la causa che potevi, come hai detto tu giustamente, allora 10.000 cause psicologiche, mancanza di affetto. Col tempo è uscito fuori dei vaccini, insomma, con l'intolleranza alimentare, sai, ci sono tante tipo, insomma, tante idee. Noi siamo andati invece a vedere un po' quello che potevamo fare e quello che era il nostro potere. Sicuramente nella fase da bambino l'autismo ha una visione molto diversa, che è quella appunto dei bambini, della crescita, come si dice, bambino piccolo, problema piccolo, ragazzo grande, problema grande, Certo, le questo è esigenze cambiano, normale. cambiano le problematiche perché, voglio dire, è giusto che tu ovviamente Decisamente, parli ma della come tua del resto è esperienza, natura vuoi, scusa, è ma ci a 10 sono anni ha. bambini che in età adulta, come un ragazzo di 20 anni, 25 anni, diventa anche violento, per cui lì la gestione diventa drammatica. È appunto bravissimo questo, cosa succede? Comunque lui fa un iter normale di riabilitazione, seguitissimo, fa tutto quello che è possibile e oltretutto mia madre va anche fuori regione, c'è un sacrificio proprio della famiglia, perché tu devi capire anche che uno Economico, parla con un certo, ragazzo, è però chiaro. c'è tutta una famiglia che viene messa in discussione, è Certo, tutta una certo. famiglia che deve cambiare il proprio modo di vita dalle piccole cose, perché tu devi capire io allora ragazza, mia sorella, perché io sono la prima, poi c'è mia sorella e poi c'è mio fratello, quindi diciamo che è una famiglia che viene sconvolta, quindi cambi radicalmente la tua visione della vita, le tue esigenze, le tue priorità e quindi tutti abbiamo fatto questo percorso con fatica, ma siamo riusciti a farlo. I miei genitori non sono, ripeto, sono stati sempre molto combattivi e tuttora lo sono e la loro forza che ci dà forza sostanzialmente, che io ora li aiuto in questa battaglia. Niente, Andrea fa anche un percorso riabilitativo fuori dalla regione Calabria, in una struttura, quando noi cominciamo a capire che all'età, insomma, della crescita, dell'adolescenza, incominciano a verificarsi quei discorsi che tu dicevi dell'aggressività. Pregunto che Andrea è un ragazzo però molto recettivo, fa parte degli autistici molto recettivi, e quindi diciamo che si è lavorato bene con Quindi lui, ecco, gli fortunatamente esperti non hanno. era un caso molto grave, diciamo. No, no, è grave ma Però, recettivo, vabbè. ecco, perché Andrea non è come si dice, ci sono varie fasi, vari tipi, perché poi tu lo sai meglio di Certo, me, non sono si parla varie di autismo, ma di tipologie, dipende autisti. dal danno di partenza della reattività biologica Ciao. del soggetto. Quindi tutto il percorso si fa in maniera, insomma, come si deve fare, con tanti, tanti sacrifici. E niente, arrivi che poi arriva la maggiore età e arrivi, insomma, al dramma di quello che fanno questi ragazzi. Com'è stato Quindi ora. l'inserimento di Andrea a scuola? Discriminazioni, Allora, problemi vari?
Alle scuole elementari, i primi anni ha avuto un insegnante di sostegno, perché anche là c'è tutto il tasto, insomma, dolente della scuola di sostegno, che sinceramente ha lavorato benissimo con lui. Infatti tante cose, sono dovute, cioè, Andrea tante cose le ha prese grazie a lei, sicuramente, al lavoro che ha fatto. Poi, naturalmente, questi trasferimenti, questi passaggi, insomma, questi La cambi di insegnante, continuità, diciamo, una non chimera c'è quella stata, sua, non c'è scusa. Se ti stata. capita un insegnante degno, però, ovviamente, perché altrimenti Bravo, potrebbe bravo. essere. E poi è successo che non è stato così, insomma, insegnanti non dico non degni, ma diciamo non idonei, ecco, perché non competenti nel settore, questo sì. Quindi diciamo che, però ripeto, essendo molto seguito anche in casa, quindi diciamo che questo supporto è stato compensato, insomma, questa mancanza è stata compensata da un supporto in famiglia, ecco, molto, molto presente. Però non è stata come tutti, credo, penso che sia tutti, salvo qualche rara eccezione che conferma la regola, tutti hanno fatto un iter, insomma, straziante, sia elementari che medie. E niente, però Andrea l'adolescenza la fa, noi ci rivolgiamo ad una struttura che lo aiuta per la riabilitazione, che non so se la conoscete, l'OSI di Troina, in Sicilia, In che Sicilia fa sei un stata? lavoro, Sì, sì, ma vanno parecchie persone. e sta, ha fatto un lavoro, direi stupendo. Andrea sta lì e quindi lo Adesso sta aiutano a lì, tutte le autorità. ce No, Andrea adesso adesso sta no, lì. ora ti dico, adesso ora ti dico un po', perciò ti dico, è una storia un po', beh, è un po' No, lunga, ma è, perché no, Andrea ascolta, no. sai cosa? Io sento molte di queste testimonianze. Il problema serio è Sì. che si investe. Forse giustamente, ma non tanto, voglio dire, sul bambino autistico, ma gli adulti No, non è dico che bravo. vengono abbandonati, voglio dire, non solo dalle istituzioni, ma anche dal mondo accademico e dai riabilitatori, perché dice, vabbè, c'ha 26 anni, ormai tutto quello che poteva fare è fatto, ormai non c'è niente più a fare, per cui, oltre che fargli fare della terapia occupazionale, che ne so, ceramiche, Ma attività, come hai diciamo, detto tu, hai. sportive, eccetera, voglio dire, capito? Si viene anche discriminati anche in ambienti dove non dovrebbe esistere la discriminazione di fondo, perché non è pensabile che un ragazzo autistico deve essere discriminato e come dire, le energie le mettiamo sui bambini. Per carità, bambini piccoli sì. D'accordo, tutto quello che vogliamo, però io farei anche un'altra riflessione, cioè non è che poi vedo tante guarigioni e vedo, come dire, questo fiume in piena placarsi. Un altro discorso, chiudo questa parentesi, il fatto che comunque è una pandemia, è una problematica che è comune a tutte le latitudini, in 20 anni è aumentato del 600%. Cioè, qui la Senef, che è una ricercatrice del MIT, ci dice che nelle sue conferenze dice che se continua così, con questa prevalenza, dal 2025 ogni due bambini uno sarà autistico. Questa è un'altra problematica. È giusto Infatti non lavorare sull'autismo, per carità, però bisogna mettersi d'accordo che qui c'è qualcosa che non va. Cioè, No, ma ormai su questo, siamo. hai perfettamente ragione. Ecco perché arrivo poi al discorso di Andrea oggi. E io ti ringrazio infatti per questa possibilità di dire, insomma, quello che poi è la Parlare nostra storia. dell'adulto autistico. Bravo, che poi l'adulto autistico, che poi era bambino, diventa adulto, ma soprattutto, la nostra storia è la storia di tante altre famiglie, perché noi si chiama Andrea, ma si può chiamare Giuseppe, Lorenzo, Vincenzo, tutti hanno, tutti purtroppo, passano per questo calvario sostanzialmente. Detto ciò, Andrea comunque va a Truina, fino a dopo la maggiorità, però essendo una struttura per minori, giustamente non potevano continuare. Si trova benissimo, fai conto che sempre tornava in famiglia, ogni weekend quasi, un weekend sì, un weekend tornava in famiglia perché mio padre e mia mamma, appunto, mio padre lavorava, quindi, ma è sempre stato sempre molto, 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 cioè, noi siamo stati una famiglia a 360 gradi, vicini al ragazzo e lo siamo tuttora. Detto questo, giustamente c'è il bivio. Cosa fa? Cosa succede? Allora i miei genitori si operano subito per ricercare sul livello nazionale una struttura, un'idea di vita, perché qua stiamo parlando di un'idea di vita, per un ragazzo, una qualità di vita almeno rendergliela migliore possibile.
Detto questo, facciamo una ricerca e arriviamo a trovare una struttura in Toscana. Ecco perché, infatti, io adesso vivo in Toscana. In Toscana, tralascio il nome perché c'è una storia che appena ascolterai capirai perché tralascio il nome. Detto questo, quindi Andrea viene ricoverata in questa struttura nel 2009. Che Una significa struttura ricoverare? Scusami, non ho ben capito. Ricoverare che ricoverato, significa? nel senso ricoverato, nel senso viene come viene, lo ricoverato è una struttura per ragazzi autistici dove fanno Cioè, avviamento, è una lavoro, una struttura casa famiglia. dove un convitto, ovviamente, molto Bravo, una probabilmente, struttura cioè dove tu, residenziale. dal lunedì a un semi residenziale. Quindi Sì, no, diciamo questo sono. via, così Andrea è un residenziale, sono quelle Ah, strutture supportate. residenziale, quindi sono. Cioè, dal lunedì al venerdì, magari il sabato e la domenica sta con la famiglia. Bravissimo, Ok, infatti, perfetto. siccome nella nostra regione non c'è nessuna struttura adibita per lui, insomma, cioè nel senso per i ragazzi autistici, non esiste sul territorio calabrese strutture idonee per ragazzi autistici, e allora facendo una ricerca sono arrivato insomma in Toscana, Toscana che sicuramente eccelle per tante cose, soprattutto per i servizi sicuramente. L'Italia fortunatamente, ahimè, ci sono regioni che lavorano bene, cioè no, fortunatamente ci sono regioni che lavorano bene. Detto ciò. Ma regioni voglio dire, e anche persone. Prima delle regioni sono le persone Bravissimo, che lavorano bene o aspetta, meno. e infatti arriviamo qui al punto. Quindi c'è un investimento di vita che viene fatto qui, sostanzialmente, perché immaginate una famiglia che di botta decide appunto di spostare radicalmente il baricentro della sua vita in un'altra locazione con tanti sacrifici, perché noi siamo persone modeste, normali, come tutta la stragrande maggioranza della popolazione. Detto ciò, Andrea insomma sta lì, si trova benissimo, ti dico, una struttura, non dico di eccellenza, insomma, buona, ottima, diciamo, perché non è una struttura, stiamo parlando di strutture competenti, proprio per ragazzi, specializzata per ragazzi autistici, con una carta servizi, non ti dico, insomma, Andrea sta 5 anni lì. Quindi 5 anni lì, Andrea, perché ora toccheremo quest'altro tasto che sicuramente tu sarai anche a conoscenza, che è l'uso dei farmaci nei confronti di ragazzi con autismo. Degli Andrea, psicofarmaci. Andrea, bravo, dei psicofarmaci. Andrea entra in questa struttura che non prendeva psicofarmaci, perché Andrea non ha mai preso psicofarmaci prima del 2009. Andrea entra in questa struttura e di là, insomma, sai, tu ti affidi, cioè la tua tu affidi tuo figlio, quindi dai massima fiducia, Chiaro, quindi chiaro, presupponi, e chiaro, tu ti affidi, come hai detto tu, a degli esperti, persone che possono aiutare tuo figlio, perché tu, chiaro. Certo. giustamente, come tu ti fai 10.000 pensieri in testa, dici, ma come posso fare? Devo lo cioè, ti logori, loro sono esperti, quindi tu dici, caccavolo, se non sanno loro, chi le può sapere le cose? Detto ciò, tu affidi tuo figlio con tutta la fiducia che il caso vuole, quindi che la situazione vuole. E 1.400 km di distanza, ogni mese i miei genitori vengono sempre qui, stanno con il loro figlio, lo prendono, cioè quindi c'è cioè una presenza costante della famiglia, si instaura un rapporto di fiducia al 100% con tutti gli operatori e quindi la struttura. Poi le cose cambiano. Perché cambiano? Perché si abbassano i servizi? Perché incominciano a introdurre questi psicofarmaci che iniziano piano piano e poi diventano sempre, 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 sempre di più, sempre di più, sempre di più. Insomma, Ma non è della la fatta. domanda che ti voglio fare, però scusami, io faccio La l'avvocato domanda. del diavolo, ma non ci vuole l'autorizzazione dei genitori, dei No, tutori? no, No. c'è il silenzio assenso, come lo Ma chiamano c'è loro, una ma è. cartella clinica, ti hanno fatto Cioè, firmare un adesso sì, noi formaggio, non lo so. abbiamo avuto una cartella Cioè, clinica, Andrea, però ma sai poi che. voi come avete scoperto di questa cosa? Lo vedevate narcotizzato, non lo so, Perché praticamente dopato? sì, ci siamo resi conto che la situazione stava peggiorando quando noi abbiamo visto che Andrea appunto peggiorava nel corso del tempo. Andrea, per dirtela breve, è entrato 70 kg, ne esce quasi più di 100. Dopo 5 anni. Andrea recettivo, Andrea autonomo, Andrea usa il computer, Andrea autonomo personalmente, Andrea un ragazzo, cioè già recettivo di suo, capisci? Quindi un ragazzo con il quale si poteva lavorare benissimo. Andrea nel corso degli anni peggiora. Andrea nel corso degli anni comincia a diventare sempre più aggressivo. Insomma, per fartela breve, delegano il piano educativo ai farmaci.
Ecco cosa fanno, questo fanno. Noi ce ne accorgiamo, entriamo in contrasto con gli esperti e gli esperti ci dicono picche, nel senso che ci trattano perché le famiglie sono trattate in maniera vergognosa da queste persone, lo dico proprio gridando, questo è quello che dico. Non ti sento più, pronto? Un attimo solo, ripristiniamo questa, come dire, interessante intervista. Pronto? No, c'è qualcosa che non va. Comunque si stava parlando con Giusy di questo. Pronto? Mi senti, Giusy? Se io ti sento adesso, Ah, ti ok, sento. perfetto. No, no, è caduta lì, non so perché. Comunque, stavamo No, parlando io di ti sento. questo. Dimmi, di tuo fratello No, per farti la interessato. breve, sì, per dirti, perché poi così, una volta che finisco la cosa, tu capisci quello che è successo, insomma, e anche gli ascoltatori possono capire quello che succede. Succede che appunto noi entriamo in contrasto, perché come dici tu ci rendiamo conto di tante cose, e quindi inizia il proprio, come si dice, non so manco definirlo io. Cioè, praticamente Un noi. percorso, diciamo, di allontanamento di, penso, di tuo fratello dall'istituto No, e poi? praticamente sì, ce lo dimettono, di bello e buono, così, dall'oggi al domani. Ah, non lo vogliamo più Dopo, perché vi siete svegliati voi bravissimo, genitori. Beh, bravissimo, ce l'hanno bene, dimesso, per conto che noi appunto dopo anni, perché mio padre giustamente lavorava, poi va in pensione e decide di trasferirsi qua. Io seguo bene. Bene. lui perché devo stare vicino a mio fratello, con tutto che ho una famiglia, quindi anch'io cambio radicalmente la mia vita per mio fratello, per stare vicino ad Andrea, qua e là, quindi cambiamo radicalmente il nostro baricentro di vita, questa volta veramente fisicamente, quindi non sono quindi due famiglie che cambiano radicalmente i loro punti di riferimento per amore di Andrea, per stare vicino ad Andrea. Loro sapevano tutto, sapevano perché loro al corrente tutto quanto. Ci arriva una raccomandata l'anno scorso, così, cioè dopo che noi torniamo senza dirci niente di tutto ciò, naturalmente, che Andrea viene dimesso per incompatibilità con la struttura. Dopo Improvvisamente. 5 anni, in cui ogni anno viene fatta una relazione dall'ASL, insomma, varie cose. Io ti ometto la nome perché c'è in corso, noi abbiamo Beh, fatto un chiaro, esposto alla chiaro. procura. E abbiamo fatto un esposto alla procura, diversi Ma esposti che ci ancora interessano aspettiamo i, come dire, i risposta. concetti. Però la È sfida chiaro è che. Dimmi. praticamente della disgrazia nella disgrazia sostanzialmente, perché strutture preposte, abilitate per lavorare con dei ragazzi come Andrea, che guadagnano, che comunque c'è un business dietro tutto ciò, capiscimi bene quello che dico, Ah, per quindi carità, ma voglio dire, Etichettano. è giusto anche che un professionista con una struttura guadagni, No, non ma su sono questo non c'è delle dubbio, però ollu, è anche. per carità, ma questo che mi stai dicendo è qualcosa di grave, nel senso che genitori che non sanno che il proprio figlio assuma psicofarmaci, questo secondo me è un qualche cosa di No, il allucinante. discorso è che noi l'abbiamo saputo dopo che l'hanno dati e dicendo, cioè, ci è stato detto semplicemente che è la terapia. Ma Allora, voglio quindi dire, la ho cosa. capito, ma bisogna prima informare e per poi agire. Bravo, e Invece, come hai detto tu, bisogna si è prima fatto un informare scherzo. anche degli effetti collaterali di quello che può succedere dall'assunzione. Allora tu Certo. dici tu, guarda, io ti sto dicendo che c'è questa situazione, noi vorremmo intervenire così, giusto? Però sappiti regolare che c'è questo e quest'altro. Allora là la visione è diversa, non che tu che sei un esperto e quindi che sei un medico, che hai dei genitori che comunque nel loro sapere sono Certo, comunque, certo. diciamo, non sono, cioè tu ti affidi perché affidi tuo figlio, È perché chiaro, giustamente quello che vuoi è il come tutte meglio le per tuo figlio. persone. Certo. Quindi pensi che quella cosa vada fatta, però nel corso degli anni ti accorgi che questa cosa viene fatta in maniera così esponenziale, allora tu domandi e dici tu scusa per non saper leggere e scrivere, ma mi spieghi perché? E ti rispondono no, deve essere fatto così, perché piripipiripa. Poi quando tu dici no, per favore adesso basta, cerchiamo di fare, loro ti rispondono che non è possibile più. Quindi ti rispondono anche che Quindi sei dopo che te lo incompatibile. imbottiscono, no, Quindi dopo che te lo quando imbottiscono. un ragazzo diventa diciamo, un drogato, vai bene per la Bravo. struttura. Quando invece il No, ma ragazzo. il bello che
Quando tu chiedi al dottore, dice adesso basta, perché io ho seriamente paura per mio figlio, perché mi sto documentando e mi sto informando, perché chiariamo questo punto, che ben ascoltano gli altri. Non esiste cura psichiatrica, cioè qui all'autismo, cioè cura a livello farmacologica all'autismo, non esiste questo. Qui noto di fatto questo, e non lo dico io, lo dico il sistema Vabbè, internazionale diciamo che che dopare, tra virgolette, un prezzo. ragazzo consente, come dire, di sederlo lì, sta dormendo, non dà fastidio e non abbiamo problemi. Quando Però non è una invece, cura, cioè non è una cura, ho questo ti voglio dire. capito che non è una cura, è una, come dire, usare un farmaco dal punto di vista strumentale per farlo stare calmo e buono, così non dà fastidio. Giusto, Cioè, bravissimo. quello è, alla fine. Quindi cosa Non è una succede? Quando cura. tu chiedi al dottore, no, no, lui ti dice no, non è possibile più, non è possibile neanche tornare indietro, non è possibile neanche fare uno scalaggio. E invece cosa succede? Che Andrea viene dimesso. Sta in casa con noi, quindi Andrea ora è in casa con me, con i miei genitori e con le mie quattro figlie. Una persona di 26 anni, definita da questa struttura una specie di mostro, psicopatico, violento, che sta in casa con quattro bambine piccole, due genitori ed una sorella. Perché mio marito non c'è per adesso, dovrebbe rientrare per Vabbè, settembre, so che però per adesso diciamo stiamo qua. che questo mostro, diciamo, se trattato in Bravissimo. maniera umana si No, 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 trasforma non in, è, io non è non mai dico stato in una questo. persona normale, però voglio dire, capito che voglio dire? No, no, ma poi Cioè, aspetta, poi il bello è che noi siamo qua, in un posto, in una città che non è la nostra, in una realtà che non è la nostra, in tutto, tutto insomma da soli, e quindi Andrea è senza assistenza sanitaria. Perché cosa succede? Succede che quando viene dimesso la regione Calabria, la nostra, se ne lava le mani sostanzialmente, ok, come vuol si voglia, tutte queste i funzionari, là, il nostro tasto, là, tutto il resto, se ne lava le mani. Quindi noi chiediamo vivamente aiuto, insomma, all'ASL, cerchiamo anche di vedere territorialmente un'altra struttura per cercare di vedere un po', perché Andrea giustamente ora noi non possiamo dargli perché ci vogliono un discorso anche riabilitativo di un certo modo, d'accordo, tutto quello che poi certo. tu. La troviamo nell'Emilia, a Forlì, però questa struttura ancora manca dell'accredito. Allora, l'ASL di Quindi giù ci pagate voi. risponde: no, 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 deve andare un pagamento perché sì, giusto, se non c'è l'accredito, paghi, come se dovesse andare tu. Bravo! Lo sai che ci risponde l'ASL? Quindi molte ASL che cosa fanno? Perché loro trattano con ragazzi autistici adulti e quindi c'è un'altra filosofia anche, poi insomma, un altro modo anche di concepire l'autismo che ci è piaciuto perché è gestito dalle famiglie, ecco perché ci ha rincuorato. Quando noi abbiamo raccontato la nostra storia abbiamo percepito una sensibilità, un amore, un compenetrarsi insomma, del problema come se fossi tu, perché in effetti erano dei genitori come noi che hanno creato questa cosa. Quindi cioè, tra genitori ci si capisce meglio. Meglio che tra altri, giusto? E, detto ciò, l'ASL ci risponde dopo diversi mesi, perché Andrea viene dimesso ad ottobre, ora siamo a maggio, con noi, ci risponde ancora ad oggi che per il piano di rientro lui non possono ricoverare Andrea lì. Questo è un Quindi, grosso ce ne problema. fotte nessuno, capisci? Cioè, il problema è tuo, te la vedi tu, non me ne frega niente. Questa è la morale della favola in termini spiccioli, ecco. Quindi, cosa Senti, dire? Giussi, io credo che questa tua testimonianza sia di monito, dovrebbe essere di monito a tutti i genitori che ci stanno ascoltando, non solo genitori, fratelli, sorelle, tutti coloro che hanno un parente autistico. Non è che dobbiamo diffidare, dobbiamo essere attenti. Attenti Sì. quando affidiamo un bambino o un adulto autistico ad una struttura o ad un medico, eccetera. Voglio dire, dobbiamo stare attenti perché ovviamente non sappiamo con chi abbiamo a che fare. E qualsiasi tipo di alterazione dell'umore, qualsiasi tipo di alterazione della personalità potrebbe essere legato anche all'uso anche massiccio di psicofarmaci, perché su questi ragazzi se ne fa tanto. Ah, aspetta, scusami, Dimmi. sono dimenticata di dirti una cosa, che quel famoso scalaggio di cui l'esperto ci ha detto che non era possibile fare se non in una struttura ospedaliera adatta, Scalaggio noi lo stiamo facendo. significa diminuire Sì, gradualmente bravo, la bravo, posologia del bravo. farmaco. Noi lo Ok. stiamo facendo da soli.
qui da soli, stiamo attuando questo scalaggio dei farmaci e insieme ci sta seguendo una dottoressa di qua, una persona a modo, una persona veramente squisita, che ci sta aiutando in questo percorso, ma lo stiamo facendo da soli perché è Ne veramente sento la tante di dose. queste da solo, da soli. No, 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 è appunto perché è così, perché l'autismo, ahimè, l'autismo. Non ti sento più, non ti sento più. Va bene, ringraziamo a questo punto Giusy, della sua testimonianza, una testimonianza che, ripeto, lascia un po' allibiti, nel senso che l'utilizzo di psicofarmaci in ragazzi autistici dovrebbe passare in primis per il consenso informato per quanto riguarda tutto ciò che possono essere gli effetti collaterali o meno. Per cui è importante questa cosa. Adesso abbiamo una. Mi sente adesso? Sì, ogni tanto va via. Allora, Giussi, noi abbiamo, voglio dire, fatto una buona osservazione di quelle che possono essere le problematiche relative alla, come dire, non istituzionalizzazione, che è una parola brutta, diciamo, l'affido di un figlio, di un ragazzo autistico ad una struttura ricettiva in regime di convitto, semiconvitto, diciamo residenziale. Per cui attenzione a chi affidate i propri figli, siano Sì. Sì, essi bambini piccoli, siano essi adulti. A te l'ultima battuta per i saluti infatti è proprio questa la mia testimonianza. Nasce soprattutto dal prendere atto che le famiglie devono essere il primo punto di riferimento per ogni cosa. Quindi quello che uno dovrebbe richiedere adesso è veramente che le famiglie siano parte integrante di un progetto riabilitativo educativo del ragazzo, perché comunque sono gli unici esperti veramente realistici e concreti che toccano con mano quello che è veramente l'autismo. Poi naturalmente ci possono essere varie cause, ci possono essere varie esigenze, però il problema rimane, come hai detto tu, che tutti viviamo questa disabilità che è diversa. Le famiglie sono da sole, le regioni non hanno soldi, non Bravo. possono, come dire, aumentare il budget e quant'altro, per cui è tutto un settore che, Però come mi ha dire. detto, come mi disse una persona che ho conosciuto tempo fa, mi disse: se tu ti referenzi singolo hai un peso, se tu vai invece con numeri alla mano, con grossi numeri tutti uniti, allora vedi com'è e le situazioni cambiano. Questo manca, secondo me, in questo momento, una cooperazione. Bisogna mettere una cooperazione, l'associativismo, anche se l'associativismo c'è da dire anche molto per quanto riguarda strumentalizzazione e quant'altro. Il problema serio è che bisogna No, ma andare in questo paese, no, in io questo intendo in paese cose per far concrete. rispettare i propri diritti, bisogna ricorrere sempre Bravo. alla magistratura. Purtroppo è così. Non Uno solo la specialista. magistratura, ma secondo me, te lo ripeto, ognuno può vivere il proprio problema in casa propria, e giustamente com'è, e viverlo anche a modo proprio, però l'importanza è che tutti fossimo uniti nella gestione di alcuni punti fondamentali. Allora le cose forse avrebbero un altro tipo di aspetto, tutto qua, dico, quindi uniamoci in questo senso, ecco, ognuno con la propria esperienza, Va ognuno con la bene, propria conoscenza. la Io ti conoscenza, le proprie ringrazio e ti competenze. saluto. Giussi, grazie a te e grazie per questa testimonianza. Va bene, Grazie a voi, alla un prossima. abbraccio a Ciao, buona tutti, serata. arrivederci. Buona serata. Va bene, grazie a Giussi. Adesso per questa testimonianza abbastanza complessa, dopo di noi, il cosiddetto dopo di noi è un qualche cosa che purtroppo
non ancora da strutturare. Questa è una testimonianza che la dice lunga sulla gestione di un ragazzo ormai autistico e della presa in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale di questi ragazzi che purtroppo vengono soltanto usati come numeri per poter poi essere contabilizzati, ma il rispetto per la persona in primis molte volte, non sempre, ma molte volte non viene messo in atto.